la Fiat ha preso per un euro la General Motors. Io sono contento, non sono un disfattista, sono contento, però mi piacerebbe che questa operazione avesse poi un saldo positivo, nel senso che non è che prende la General Motors oppure la Fiat si prende i contributi pubblici direttamente o indirettamente attraverso il provvedimento sugli incentivi e chiude gli stabilimenti qui e li apre in Polonia e in Francia. Dicevo, dal punto di vista industriale, beh, quando la Cina è entrata nel 1994 nel sistema del commercio internazionale, vi è entrata, e tutti i paesi, diciamo, asiatici, vi è entrata avendo un sistema economico, sociale, produttivo completamente diverso rispetto al nostro. E allora è successo che è entrato in un sistema dove dovevano esserci delle regole comuni, però queste regole comuni qualcuno le ha rispettate e invece qualcun altro non le ha rispettate. E il risultato è stata la crisi del nostro sistema manifatturiero. Eh sì, perché abbiamo avuto una invasione di prodotti da quei paesi. E allora quando noi dicevamo qualche anno fa che bisognava, diciamo, far rispettare delle regole a difesa dei nostri prodotti, non è che volevamo ritornare al Medioevo, tanto per intenderci, volevamo semplicemente dire che bisognava applicare delle regole in maniera tale che la concorrenza che arrivava da quei paesi fosse una concorrenza leale e non una concorrenza sleale, e cioè che non ci fosse, che il mercato non fosse trasformato in un far west, ma che ci fossero delle regole applicate a questo mercato. Che valessero per tutti, no? Anche per i nostri, che valessero per i nostri poveri, dico, industriali del biellese, ma valessero anche per gli industriali, ovviamente, cinesi, e valessero anche per qualche furbo, diciamo, dei nostri, che in questo periodo ha speculato fortemente. Perché ha chiuso gli stabilimenti qui, è andato a produrre di là, poi importava i prodotti e ci metteva il marchietto Made in Italy. E anche qui una battaglia che noi abbiamo sempre condotto sull'obbligo di sicurezza. Secondo, crisi finanziaria, e cioè la globalizzazione senza regole dal punto di vista finanziario. Professore, io sono assolutamente d'accordo con lei. Vede, quando la ricchezza non è più collegata al territorio e al lavoro, per forza il sistema esplode. Quando la ricchezza è basata sulla speculazione finanziaria, schiacci un pulsante qui e poi ti ritrovi accreditati i soldi e non sai perché, non sai con quali operazioni, a 10.000 km di distanza, alla fine poi la bolla prima o poi esplode. Questa è la globalizzazione senza regole, la globalizzazione cattiva applicata alla finanza, che è poi una degenerazione rispetto ai valori, è una mancanza di valori che ha preso piede nella finanza.